L'uccisione di Cesare non provocò né una svolta né la restaurazione della vecchia Repubblica, come avrebbero voluto i congiurati, gli uccisori di Cesare. Questi, anziché farsi promotori di nuove iniziative, preferirono fuggire in Grecia e in Siria. Si tentò di arrivare quindi a un compromesso tra i seguaci di Cesare e i suoi oppositori, allo scopo di evitare un nuovo scontro civile. I cesaricidi, gli uccisori di Cesare, rimasero impuniti e conservarono le loro cariche. La dittatura fu abolita, ma al tempo stesso le leggi introdotte da Cesare vennero confermate e si organizzarono per il dittatore scomparso solenni funerali di Stato. Fu un compromesso di breve durata. In una situazione di incertezza e di vuoto di potere, infatti, emersero due nuove figure attorno alle quali si concentrò la lotta per il potere. La prima è quella di Marco Antonio, che era stato luogotenente di Cesare in Gallia e che nel 44 a.C. ricopriva la carica di console. Egli cercò di assumere il ruolo di erede politico di Cesare. La seconda figura è quella di Gaio Ottavio, un giovane di appena 19 anni, pronipote e figlio adottivo di Cesare, il quale era stato nominato erede politico dallo stesso dittatore nel suo testamento, con grande sorpresa di Antonio. Subito i due parvero profondamente divisi e rivali. Ottavio, che nel 43, dopo l'elezione a console, aveva assunto il nome di Giulio Cesare Ottaviano, aveva l'appoggio del Senato e accusava Antonio di mirare a sovvertire gli ordinamenti della Repubblica, di puntare a un colpo di Stato. Antonio, per contro, era sostenuto dall'esercito e trattava Ottaviano con sufficienza, descrivendolo come un giovane inesperto, incapace di affrontare la complessa situazione politica.